sono venuto volentieri anche per come dire, attestare la solidarietà della regione alla battaglia che voi state conducendo. È chiaro che io sono il presidente della regione e quindi la solidarietà di chi governa deve essere una solidarietà che si traduce con atti concreti, no? La maggior parte delle vostre rivendicazioni riguardano l'Europa, il governo nazionale, però anche noi come regione dobbiamo essere impegnati a rendere il vostro lavoro più semplice, no? Per cui per quanto mi riguarda io sono disponibile a fare una riunione insieme all'assessore all'agricoltura per vedere come la regione può esservi più vicina. E poi sono impegnato, insomma, come presidente della regione a chiedere al governo che risolva alcune questioni che sono oggetto della vostra rivendicazione, non solo della vostra, ma di quelli che come voi stanno protestando, come la proroga dello sgravio IRPEF. Probabilmente il governo questo lo farà nei prossimi giorni, nel mille proroghe. Credo che quello che avete fatto è servito anche a far capire all'Europa che l'agricoltura è un settore che va rispettato perché è un settore che aiuta l'ambiente. Guardate, io governo una regione, la nostra, che è esposta continuamente a pericoli di alluvione, di dissesto idrogeologico, perché purtroppo l'uomo in molti posti non c'è più. Se ci fosse l'agricoltura di montagna, l'agricoltura di prossimità, c'è molte zone della nostra regione che però presidiate dall'uomo e quindi noi avremmo meno problemi legati al dissesto e alle alluvioni. Quindi l'atteggiamento dell'Europa di contrastare l'esercizio dell'agricoltura per rispettare l'ambiente poi rischia di generare l'effetto opposto, perché si spopolano i nostri comuni, non vengono coltivati i terreni, no, e si generano fenomeni anche in termini di dissesto, di problemi ambientali. Per cui io credo che voi svolgete una funzione importante non solo nell'agricoltura, ma proprio per il rispetto dell'ambiente calabrese.